misura compensativa, rese necessarie per adeguare gli stanziamenti relativi alle spese di personale, all'IVA sui servizi a carattere commerciale, per la realizzazione del progetto Ambiente e Benessere finanziato con fondi della Regione Campania e per la manutenzione degli immobili. Si rappresenta inoltre che sono state destinate risorse specifiche per i lavori di ripristino dei lavoraggi di Samara. Un diverso livello assume invece il tema dei debiti sul bilancio, storicamente classificato come oneri straordinari della gestione corrente, ma ormai da tempo trasformandosi in una posta di bilancio che ricorre ogni anno con puntuale regolarità. Sono già state istituite dagli uffici pratiche relative a tempi fuori al bilancio per un ammontare complessivo di circa 1 milione di euro, quasi tutti ascrivibili alla lettera A dell'articolo 194 del testo unico, e solo due relative alla lettera E dello stesso articolo, riguardando l'ordinanza degli statali dell'anno 2018 e le maggiori spese relative alla modifica delle bandi di contravenzione al codice della strada. Il Collegio dei Revisori si è espresso favorevolmente sul mantenimento di debiti e sulla manovra del suo complesso, pur ritenendo non conto il fondo relativo alle passività potenziali. A riguardo, è stato rappresentato al Collegio che dalla ricognizione effettuata dal servizio legale del Comune risulta l'esposizione del milione di 7.880.000 euro. Che riguarda sia sentenze passate in giudicato che procedure contenziose, tuttora in corso, che va ricordando, potrebbe anche in qual caso concludersi una sentenza favorevole al Comune. Tale esposizione, ridottasi di 475.000 euro per effetti di elevata quantificazione del debito, trova copertura per 4.724.000 euro dei fondi accantonati nel risultato di amministrazione dell'esercizio in uso al 31 dicembre 2018. E in parte applicando la differenza al bilancio 2019 per 3 milioni sugli esercizi 2020 e 2021. Ritengo che non vi sia un altro da aggiungere in merito alla proposta sottoposta per l'approvazione del Consiglio, ma mi preme tuttavia rappresentare che insieme a tutti voi, senza distinzioni politiche, insieme al sindaco, agli assessori, e con il contributo determinante del personale dipendente che ringrazio sin da ora per l'impegno e la professionalità che hanno dimostrato in questi pochi giorni trascorsi insieme dall'insediamento della nuova amministrazione, saremo tutti impegnati nell'interesse della cittadinanza ad offrire un livello di servizi che sia quantitativamente almeno pari alle loro aspettative. Per fare ciò è necessario passare attraverso una riorganizzazione dei servizi, una rivisitazione delle competenze anche attraverso un apporto di nuove professionalità da incardinare nei servizi che presentano maggiori criticità operative. Occorrerà adoperarsi per superare le difficoltà che da anni affliggono gli enti locali, scandenti dalla dinamica dei trasferimenti erariali che sono andati man mano riducendo e che continuano a ridursi, senza che gli enti abbiano potuto mettere in campo misure compensative adeguate. Occorre pertanto assumere comportamenti virtuosi nella gestione del bilancio e mettere in campo azioni utili che possono riguardare gli accertamenti tributari per aumentare la base imponibile, l'efficienza, l'aumento della produttività, la riduzione dei costi di gestione, il contenimento del tasso di crescita della spesa corrente e la dismissione degli immobili di proprietà non funzionali allo svolgimento dell'attività istituzionale. Ritengo infine fondamentale il chiamare l'importanza di assumere il bilancio di cassa, con tutte le sue filtrazioni che vanno dal monitoraggio dei flussi fino alle azioni finalizzate ad assicurare la tempestività di pagamento. Questa tempestività passa necessariamente attraverso l'aumento della capacità di riscossione sia delle nostre entrate tributarie che di quella extra tributaria. Grazie.